Bene, eccoci qui. Buonasera, buonasera, benvenuti a tutti voi qui Fabio Brigida. Questa sera ho il piacere di fare questo webinar, il portafoglio azionario per l'autunno, al quale vi siete iscritti veramente in tanti. Abbiamo superato quota 100 partecipanti. So che alcuni di voi non possono essere qui in diretta, quindi questo webinar è in fase di registrazione. Potrete rivederlo anche voi che siete qui dal vivo in qualunque momento. Datemi un feedback audio-video se mi sentite. E se mi dite correttamente, questa sera insomma, vi svelerò quello che è il mio portafoglio azionario per l'autunno, quelli che sono i titoli che ho al momento in portafoglio e che potrebbero essere ancora validi per essere appunto acquistati, magari da chi di voi non dovesse averli. Vi svelerò anche alcuni titoli che tengo segregati un po' nei purgatori, ovvero quei desk all'interno dei quali metto i titoli che appunto potrebbero dare indicazioni rialziste nel corso delle prossime settimane, nonché mensilità, e poi ovviamente, come già sapete, sarà l'occasione migliore quella di stasera per capire come accedere al mio circolo del giovedì, il mio percorso di investimenti riservato appunto a investitori che vogliono investire al mio fianco, capire come uso i miei protocolli operativi e soprattutto essere appunto guidati da me nelle scelte operative di investimento. Ciao, ciao Oreste, ciao Stefano, vedo che state aumentando pian piano, aspettiamo questi minuti, qualche minutino per consentire a tutti di entrare. Datemi un feedback audio-video se riuscite appunto a sentirmi correttamente. Vi invito ovviamente a non partecipare a questi webinar tramite un cellulare o con un tablet, ma avere una connessione abbastanza stabile in modo tale che appunto tutto fili per il verso giusto. Nel frattempo ho fatto partire un sondaggio, così un po' per rompere il ghiaccio. Vi sto chiedendo in questo momento il vostro portafoglio com'è. Vedo che un 30% di voi dice mediamente carico ed in guadagno, un 40% sostanzialmente in pareggio, un 10% dice scarico, aspetto tempi migliori per investire, un 20% curioso, non sono ancora operativo, ma sono qui perché appunto ho interesse ad ascoltare cosa avrai da dirmi. Ovviamente le statistiche qui del sondaggio variano minuto in minuto, al momento c'è parità fra mediamente carico e sostanzialmente in pareggio. Alcuni di voi scrivono carico ed in guadagno, perfetto, quindi era giusto per avere uno spaccato. Quindi diciamo che un buon 80% di voi comunque investe, questo mi fa parecchio piacere. Ciao, ciao Nicola, ciao Giuseppe, ben trovato, ciao carissimo Lello, ciao Stefano, perfetto ragazzi. Allora, direi che possiamo iniziare un po' a imbastire questa sessione. Innanzitutto vi condivido lo schermo, questa è la pagina che vedremo più tardi, la pagina del corso, appunto il circolo del giovedì, poi vi spiegherò più in dettaglio, ovviamente non andate adesso a controllare questo link perché comunque poi vi spiegherò delle cose interessanti, quindi rimanete collegati fino alla fine perché ovviamente per tutti coloro che sono al webinar o comunque per un tempo limitato ci saranno delle promozioni in early bird in prevendita riservate appunto per voi. Ciao Claudio, ben trovato anche a te. Allora, partiamo con questo era il tabellone, quindi lo spaccato del mio portafoglio azionario attuale. Bisogna aspettare un attimo. Ok, quindi sono le 18:05. Ho aggiornato il portafoglio, ovviamente diretta si prende sempre una mezz'oretta prima di aggiornare appunto le posizioni. Quindi al momento il mio portafoglio composto da titoli sui quali sto investendo su time frame mensili e trimestrali è in guadagno del 4,24%. La giornata odierna è stata comunque una giornata ribassista, veniamo comunque da un paio di giorni un po' delicati. Agosto è stato un bagno di sangue, settembre anche, quindi sostanzialmente ho gestito parecchie posizioni in queste settimane, ma sono anche entrato su alcuni titoli che ho il piacere appunto di condividere con voi questa sera. Quindi non tutti questi titoli saranno da acquistare, vi spiegherò meglio il perché. Concentrerò la mia attenzione solo su quei titoli che hanno al momento un'interessante forza relativa e che quindi ho il piacere di condividere con tutti quanti voi qui presenti. Ovviamente so che ai miei webinar si iscrivono sempre persone coscienziose, persone che sanno realmente che comunque investire non è
un gioco, ma è un'attività il cui fine appunto è mettersi nelle condizioni migliori per generare un profitto. Però ragazzi, signore e signore, mi raccomando, qualora deciderete eventualmente di replicare, tra virgolette, le indicazioni che fornirò questa sera, assumete veramente il rischio legato all'investimento. Quindi ragazzi, senza andare troppo per le lunghe, carta, penna, datemi un ok se ci siete, perché insomma vi invito a prendere un po' di appunti. Allora, un qualche piccolo disclaimer: non farò una sessione didattica questa sera, nel senso che se per alcuni di voi magari alcuni termini sono nuovi, piuttosto che non sono, come dire, il vostro pane quotidiano, non c'è problema, nel senso per il momento vi portate comunque a caso un'infarinatura su come bisogna operare in questo periodo. Poi ovviamente per tutti coloro che vorranno investire al mio fianco, capire meglio ciò di cui vi sto parlando in questo webinar di questa sera, sapete che questa è l'occasione migliore. Cercherò di essere, diciamo, di parlare un linguaggio molto molto semplice, per fare in modo che tutti, anche i tantissimi nuovi che sono iscritti al webinar, possano seguirmi per filo e per segno. Però, ripeto, non sarà un evento didattico, soprattutto non, come dire, non ci sarà un'analisi on demand. Ecco, magari alcuni di voi si aspettavano questo tipo di situazione, non è questa. Ciao Romano, stai gestendo troppo. Ma vediamo, troppo. Rispetto a cosa? Anche qui ci sono dei metri di paragone da dover definire. Quello che mi preme dirvi, ragazzi, è che comunque mi rendo conto che siamo in un periodo abbastanza delicato, insomma, cioè è scoppiato un altro conflitto, ci sono un po' delle situazioni che possono creare del panico, me ne rendo conto, ma ad ogni modo sono qui anche per dirvi come dovreste affrontare questo tipo di situazioni, nel senso che non sempre tutto ciò che accade nel mondo poi si riflette alla lunga sull'andamento dei mercati. Quindi magari alcune giornate possono essere più delicate, più pesanti di altre, ma a noi qui interessa gestire gli investimenti. Non mi piace dire questo termine nel medio-lungo periodo, perché non significa granché. Mi piace che vi mettiate nelle condizioni di seguire quella che è la volontà del mercato e quindi di conseguenza intervenire lì dove realmente c'è appunto la possibilità e soprattutto l'opportunità di intervenire. Ciao Salvatore, ciao Domenico, ragazzi, siete veramente tanti. Se ho salutato qualcuno, non ve la prendete, ma fate finta che vi ho salutato, perché comunque adesso vorrei entrare nel vivo. Allora, partiamo dal portafoglio mensile. Cosa vuol dire? Ogni candela e chinasce che vedrete sui grafici corrisponde appunto a una mensilità. Quindi i titoli che vi mostrerò fra un attimo saranno poi, come dire, riportati in maniera schematica su questo file Excel, che è un file cloud, ovviamente non è in condivisione con tutti voi, in condivisione sono solo con coloro che sono già entrati nel circolo, circolo che inizierà praticamente giovedì prossimo. Quindi questo file è un file provvisorio sul quale inizio a appuntare quelli che sono i titoli che già domani, se vorrete, potreste inserire nel portafoglio qualora già non li abbiate. Quindi, come vedete, il periodo sarà il mese in cui si entra in posizione. Il titolo, qui ci sono i trigger, ovvero le quattro strategie che utilizzo per investire. Prezzo di carico, ovviamente metteremo un prezzo di carico indicativo, sia per quello che potrebbe essere magari l'apertura di domani, sia per quei titoli invece sui quali andremo a pianificare un'operatività in pending. Cosa vuol dire? Che magari ci sono delle condizioni interessanti, ma al momento non è scattato quell'ordine, quella scintilla che fa entrare appunto il titolo in portafoglio. Quindi questi si chiamano ordini pending, ci prepariamo con una pianificazione strategica. Ovviamente ci sono altri gucci che non ci interessano. Quella più importante, secondo me, è quella del money management, ovvero per ogni titolo che eventualmente entrerà in portafoglio, dire quanto capitale bisogna inserire rispetto al capitale globale. Quindi, per rispondere a Romano, che dice stai gestendo troppo, nel senso, vabbè, vuol dire tutto e vuol dire niente questa cosa. Bisogna sempre avere un riferimento rispetto a quello che è il capitale iniziale. Quindi io già vi invito a capire che per alcune strategie, per alcune situazioni, non si può eccedere più del 2, del 3,
del 4% rispetto al capitale globale. Quindi quando vi dico qui si entra massimo col 3%, si riferisce massimo il 3% rispetto al capitale totale che voi avete a disposizione. Fabrizio, puoi alzare il volume, veramente già abbastanza alto. Datemi un feedback, ragazzi, se sentite correttamente, perché non vorrei poi che ci fosse un ritorno che vada in distorsione. Va bene, quindi partiamo. Partiamo con un titolo che vediamo, anzi, partiamo. Vediamo un attimo com'è cambiata la situazione nel corso delle ultime battute, perché comunque, ripeto, preparare questi webinar è sempre molto importante per me, cioè sono sempre molto, molto emozionato, però è anche vero che io non so cosa sarebbe, non sapevo cosa sarebbe accaduto oggi, non sapevo cosa sarebbe accaduto ieri, non sapevo cosa sarebbe accaduto quando ho iniziato a promuovere il webinar. Quindi vi posso garantire che le note che ho preso qui sulla moleskine sono un po', hanno avuto delle modifiche nel corso di questi giorni, perché vuoi o non vuoi, comunque il mercato è mutevole, il mercato cambia e quindi bisogna di conseguenza poi avere anche la prontezza di saper appunto intervenire al momento opportuno. Quindi questa è una cosa importante, ragazzi. Tornerò più tardi sul circolo, però sappiate che tutti coloro che hanno problemi nella gestione delle posizioni non sanno come gestirle. Ogni volta che aprono una posizione un po' si fanno prendere dal panico, dall'agitazione. Non vi preoccupate, perché questa sera già il fatto di investire su titoli forti annulla gran parte dello stress, della, come dire, dell'agitazione legata a un investimento. Poi vi darò anche le modalità per poter essere al mio fianco e quindi capire al 100%, anzi vi dirò anche di più, come vanno gestite le diverse situazioni. Allora, partiamo con il titolo D'Amico. D'Amico è un titolo che io ho già in portafoglio, al momento in gain del 9,95%. Vediamo il quadro grafico di questo titolo. Perché D'Amico può essere un titolo, o meglio, perché D'Amico si merita un posto all'interno del portafoglio azionario per l'autunno? Innanzitutto perché ha aggiornato i propri massimi, quindi siamo sui massimi storici, e per come la vedo io è in atto una on the run strategy. Cosa intendo? La on the run è quella strategia che consente di entrare in corsa quando c'è un aggiornamento dei massimi. In questo caso D'Amico ha aggiornato i massimi 5 volte consecutivamente negli ultimi 5 mesi. Io sono entrato sul titolo un po' di tempo fa, poi anche qui faccio un piccolo spaccato. Man mano che il capitale che avete a disposizione incrementa nel tempo, voi dovete essere nelle condizioni di poter aggiornare il money management dei titoli che mettete in portafoglio. Quindi, come vedete qui, D'Amico era un 3% on the run fino a qualche tempo fa, c'è stato l'aggiornamento dei massimi, è aumentato anche il mio capitale disponibile per investire, quindi ho colto la palla al balzo e ho incrementato la posizione dal 3 al 4%. Ovviamente questo ha generato un innalzamento del prezzo medio di carico, ma ero già comunque in guadagno, quindi potevo permettere di fare questa azione. Quindi per il momento prendiamo nota di 4,79. Perché 4,79? Perché questo è il prezzo al quale ha chiuso il titolo oggi. Nel momento in cui vi dico di entrare on the run, significa che quello che sarà il prezzo di apertura domani potrebbe essere un prezzo candidato per appunto acquistare il titolo. Non sappiamo quella che sarà l'apertura, quindi potreste benissimo entrare in market. Perché comunque c'è una forza rialzista importante. Qui c'è stata comunque una formattazione grafica che è cambiata negli ultimi mesi, c'è stato l'accorpamento delle azioni D'Amico, quindi questo è il grafico che il titolo al momento possiede, ma al di là di questa candelona gigante, questa candelona estesa di forte impulso rialzista, non vi fate ingannare, questa è una candela relativa appunto all'accorpamento delle azioni. Quello che ne interessa è che i prezzi stanno aggiornando i propri massimi e quindi, se vi devo dire, ragazzi, investite sulla forza o sulla debolezza, tutta la vita sulla forza. D'Amico è un esempio concreto di come anche in questa fase un po' particolare del mercato, comunque di ciò che accade in giro, D'Amico sta dando comunque dei segnali di continuità. Quindi andiamo un po' a riempire questo file Excel. Quindi ottobre 2023, disordine un po'.
La strategia trigger è la on the run, prezzo di carico. Io metto indicativamente 4,80, quindi quello che potrebbe essere il prezzo di apertura di domani. Ragazzi, se 4,80, 4,81, 4,76, non lo so, cioè, nel senso, questa è una cosa importante che voglio dirvi. Non è che qui sto facendo segnali di trigger, no, a me interessa trasferirvi un'idea, trasferirvi una visione di come dovreste intendere l'operatività in questa precisa fase del mercato. È ovvio, alcuni di voi già mi hanno scritto, hanno partecipato al portafoglio azionario dell'estate, qualche mese fa, quindi questo webinar, ragazzi, sarà un webinar, penso, ricorrente, lo farò ogni 3 mesi, in modo tale da spiegarvi un po' come sto gestendo io le posizioni nei titoli, ma soprattutto darvi costantemente la possibilità eventualmente anche di entrare nel circolo, anche se, ripeto, rimanete collegati fino alla fine perché ci sono molte, molte novità, una delle quali è che il circolo è sempre aperto, nel senso non ci sarà, come accadeva fino a poco tempo fa, un periodo di pausa, di chiusura e poi riapertura. Oggi è, come dire, il webinar di inaugurazione di questo nuovo servizio che ha cambiato nome da Investi 3 mesi al circolo il giovedì, ma ci saranno appunto altri dettagli più importanti che vi spiegherò più tardi. Alessandro, ben trovato. Ciao Alessandro, ciao anche a te Alberto. Come stai? Alessandro e Alberto sono già due membri del circolo, quindi con voi ci vedremo già giovedì prossimo alle ore 18. Quindi quello che volevo dirvi non sono segnali, come dire, entri qui, esci qui, no, vi sto dicendo un attimo come dovreste intendere la vostra operatività se volete mettervi nelle condizioni migliori di generare profitti, di generare comunque una plusvalenza, di generare un capital gain dei vostri investimenti. È ovvio, le perdite fanno parte del tutto e quindi l'obiettivo è mettersi nelle condizioni migliori per seguire il flusso del mercato e sapere come intercettare magari le posizioni dove il mercato inizia a generare un po' di vendite nel momento migliore per evitare che poi queste vendite diventano dei disastri finanziari con perdite che, vabbè, non sto qui a raccontarvi. Ragazzi, io faccio consulenze private da 5-6 anni e mi permetto di dire queste cose perché ne ho viste di cotte e di crude, più di crude che di cotte, sono sincero. Quindi, D'Amico, primo titolo, mettiamolo in portafoglio e lo Stato ovviamente è in portafoglio perché domani non dovrà, quello che sarà il titolo, si entrerà in posizione. Money management importante. Qui, ragazzi, è vero che io sono entrato al 4%, ho incrementato al 4%, però comunque, considerando che questo è un webinar pubblico, considerando che pubblico, privato, perché comunque poi anche qui il replay rimarrà solo a voi che vi siete iscritti, quindi complimenti per aver ascoltato ciò che ho avuto da dirvi in questi giorni. Io, insomma, vi invito a non eccedere il 3%. Il 4% potete farlo, il 4% potete metterlo se avete un po' di dimestichezza nella gestione delle posizioni, però oggi, se io dovessi entrare a questi prezzi, non la supererei il 3%. Quindi, D'Amico è il primo titolo sul quale c'è una forza del mercato attualmente ancora valida, ancora attiva. Passiamo invece, scusate, cambiamo settore, andiamo invece su Eni. Ecco, vi mostro anche questo titolo perché magari all'occhio più, all'occhio più attento non sarà sfuggito che comunque anche Eni ha aggiornato i propri massimi nel corso delle ultime mensilità. E questo è vero, ma c'è un piccolo ma, nel senso che per quanto riguarda Eni, sebbene ci sia una forza relativa attualmente consolidata sul titolo, io vi dico di entrare on the run, ok, ma mettendo un pending. Cosa voglio dire? Mi sento più tranquillo nel dirvi che Eni è sicuramente un titolo da tenere d'occhio, eventualmente anche da avere in portafoglio. Io su Eni sono entrato qualche tempo fa, esattamente il 12 di settembre su questo titolo e sono in leggero gain quasi del 2%, 1,92. Ma da settembre ad oggi qualcosina è cambiata. Notate qui che c'è una piccola
c'è un piccolo stoppino inferiore, nel senso che ottobre comunque ha visto anche la presenza di ribassisti sul titolo INI, ma questa presenza non ha inficiato, non ha, come dire, sì, invalidato quelle che sono le indicazioni operative. Quindi su ENI, avendo sempre un 3% di money management come riferimento legato al capitale, prendiamo come livello di prezzo i massimi di questo mese, 15,75. Quindi andiamo qui a segnarci questo prezzo. Ovviamente, ragazzi, se i titoli che vi sto illustrando questa sera sono già nel vostro portafoglio, complimenti, cioè, nel senso, continuate a mantenerli, vuol dire che state investendo su quelli che sono i titoli più interessanti del momento. Non ce ne sono tantissimi, sono sincero, ripeto, abbiamo avuto un'estate abbastanza ribassista. Ottobre, fino a quella settimana scorsa, stava dando dei segnali di ripresa, poi tra ieri e avantieri, poi con lo scoppio della guerra sulla striscia di Gaza, tra appunto Gaza e Israele, insomma, c'è stato un po' di volatilità. Quindi, se avete questi titoli, ovviamente non andate a piramidare o a inserire altro capitale, lasciate le cose così come sono, o al massimo, se vi rendete conto di aver esagerato, di aver ecceduto nella quantità di capitale che avete inserito, magari riadattate il tutto a come vi sto dicendo questa sera. Quindi anche su INI direi che la strategia è una on run, ovviamente, ma con un prezzo in pending. Chiaro il discorso? Quindi, cosa voglio dire? Che si entra in corsa, perfetto, ma solo quando viene aggiornato il nuovo massimo. Quindi, magari posso mettere anche qui, io il titolo già ce l'ho in portafoglio, ma mi metto nei panni di coloro che eventualmente non ce l'hanno. Quindi vado a mettere un pending a 15,75. Nel momento in cui il titolo dovesse toccare questo prezzo, so che ciò che ho detto questa sera verrà appunto esaudito, cioè teniamo d'occhio il titolo, ma non compriamolo adesso on the run, perché il massimo è più basso rispetto a quelli che sono dei livelli più consoni per operare sulla forza in questo mese. Se il titolo dovesse avere la forza, in sostanza, di aggiornare i massimi che ha già fatto, vuol dire che ci sono delle condizioni più rosee, delle condizioni migliori per intercettare la forza rialzista. Domanda lecita: qualora Igni non dovesse toccare questo livello, ragazzi, lasciate perdere. Questi riferimenti sono validi magari per ottobre, per novembre eventualmente, però se da qua a un paio di mesi Igni dovesse invertire la rotta e scendere, meglio non avere il titolo in portafoglio, o comunque poi glielo gestirò avendo già uno stop grafico naturale qui sul minimo a 14,23, io lo gestirò in questo modo, però per il momento, ripeto, questo webinar esula dalla gestione delle posizioni, piuttosto è focalizzato su quelli che sono i titoli che al momento possono comporre un portafoglio azionario. Quindi Eni segue D'Amico. Fin qui tutto chiaro, ragazzi? Allora, la voce non è molto nitida, ma si sente un rimbombo nella stanza. Cosa puoi fare? Ragazzi, posso fare veramente poco, se non avvicinare il microfono. Però, voglio dire, l'importante è che, insomma, il livello sia. Cioè, riuscite a capirmi, no? Riuscite a seguirmi? Sì, questa sera ho dovuto cambiare stanza, in effetti. Ok, ragazzi, mi sente bene, quindi mi dispiace per coloro che possono avere dei piccoli problemi di audio, però ad ogni modo il webinar è registrato, quindi sicuramente nella registrazione sarà insomma la voce effettiva che io sto registrando in questo momento. Ciao Mirko, come stai? Benvenuto anche a te, prima non ti ho visto nell'elenco di coloro che si erano collegati. Quindi, ragazzi, sulla scia di quello che ho detto poco fa, fra un attimo andremo su Orsero, quindi lì dove, insomma, le cose sono similari, non mi va di ripetermi, anche perché non voglio tenervi qui fino alle 20 di stasera, anche se, insomma, quando ho qualcosa da dire, ragazzi, mi prendo il tempo per dirla.
Quindi su Orsero, perfetto Oreste, grazie anche a te per il feedback. Allora su Orsero, ragazzi, la situazione è pressoché simile a Eni, ovviamente con le dovute differenze. Orsero appartiene a un settore e non un altro, ma insomma questa è una banalità, nel senso che a noi non interessa al momento diversificare in base ai settori, anche se la diversificazione settoriale è quella che mi insegnano, mi vendono come la panacea di male. È una grande cazzata, nel senso che la diversificazione deve passare attraverso quattro fattori: settoriale, di money management, di strategia e di volatilità, appunto, anche dei titoli. Quindi, su Orsero, ragazzi, stesso identico discorso. È un titolo che io ho già in portafoglio, ho comprato in Fourth Strategy, quindi una strategia legata alle inversioni appunto dei minimi, e quindi sono in posizione sul titolo già da un po' di tempo. Adesso, vedete queste due candele, significa che l'inversione dei minimi è stata confermata, quindi occhio anche al discorso dei riduci, bisogna aspettare le conferme, ma al momento il titolo è leggermente al di sotto rispetto ai massimi di 14,82, quindi esattamente stesso discorso paro paro fatto per i. Andiamo qui sul portafoglio condiviso, mettiamo Orsero, che è sempre una on the run perché si entra in corsa, ma il prezzo abbiamo detto essere 14,82. Il massimo, per chi insomma non conosce la Visual Trader ma ha intenzione di abbonarsi, lo trovate qui, 14,82. Quindi una on-run strategy su Orsero. La posizione anche qui è in pending, il money management è sempre del 3%, e aspettiamo che vengano presi appunto questi prezzi. Anche qui, ragazzi, cioè, forse su un titolo andremo col 5% di money management, ma è un titolo speciale, è un titolo che insomma si merita tutti 300 euro per azione, che al momento non prezza ancora, però potrebbe prezzare. Stiamo parlando di Ferrari, che però la vedremo sul trimestrale. Quindi, per rispondere un po' alla domanda fatta prima da uno di voi, si possono gestire diverse posizioni, si può gestire anche un capitale più o meno elevato a seconda delle diverse fasi del mercato, ma in questo momento io mi sento di essere un po' più conservativo su alcuni titoli e un po' più esposto su altri. E ragazzi, fidatevi, queste nozioni legate al money management sono l'ABC dell'investitore. La cosa più importante è capire il money management, le strategie, lo stock picking, i titoli vengono tutte dopo. Se capite subito, fin dall'inizio, questo webinar ha anche questa valenza questa sera. Magari chi deciderà di non aderire al circolo, comunque si porta a casa delle informazioni preziose che vi invito a mettere in pratica fin da subito, anche quella di riequilibrare un attimo l'esposizione in conto capitale sui diversi titoli. Quindi, D'Amico e Orsero, continuiamo sulla linea delle on the run in pending, andando ad analizzare. Ovviamente queste sono delle analisi legate ovviamente agli investimenti, andando ad analizzare una new entry, ovvero il titolo. Dov'è? Danili. Danili e Company. Qui, ragazzi, allo stesso modo, come vi ho fatto vedere poco fa su Eni e su Orsero, andremo a identificare un livello sulla forza oltre il quale entrare on the run. Ci tengo a specificare questo aspetto perché solitamente, ragazzi, i pending, la pianificazione avviene quando utilizziamo la breakout strategy, ovvero quando identifichiamo magari delle aree battute, comunque delle aree interessanti del mercato, quando c'è il colpo rialzista, quindi quando viene rotta la barriera, comunque quando viene infranta l'area, si entra sulla forza. Qui stiamo facendo una cosa simile, ma non ci sono candele di congestione o di compressione per la breakout strategy. Questo deve essere chiaro. Qui stiamo andando a identificare titoli che già sono forti di per sé, ma vi voglio dare un livello ancora più sicuro, livello tra virgolette, ancora più sicuro, oltre il quale
qualora i prezzi dovessero andare o toccare quel livello, si scatenerebbe comunque un segnale importante di acquisto in corsa. Chiaro? Questo è molto, molto, molto importante. Poi, ragazzi, il mio ragazzi, ragazze, uomini, donne, so che ci sono anche una decina di donne iscritte a questo webinar, quindi vi saluto. Stavo dicendo, l'importante è aspettare e cogliere eventualmente il segnale. Anche in questo caso, qualora su Danili non dovessero esserci condizioni per entrare in posizione, lasciate perdere, non anticipate mai il mercato. Oh, non anticipate mai le volontà e le intenzioni del mercato. Mi perdonerete, spero di sì, se non vi vado a dare tutte le motivazioni legate al perché sono entrato in posizione, ragazzi. Sì, queste cose le faccio anche quando ci sono le sessioni a pagamento di un pomeriggio sui grafici e Kinashi, ok? Durante il circolo, ovviamente, spiegherò per filo e per segno tutti i dettagli delle posizioni che sono state aperte questa sera, che verranno aperte nelle prossime mensilità, perché comunque ci vediamo una volta a settimana, quindi c'è anche tempo per metabolizzare, per interiorizzare, soprattutto per comprendere da parte dei membri il perché, il per come si entra in una certa posizione e come si gestisce. Questa sera prendete per buono ciò che ho da dirvi, perché, ripeto, abbiamo un paio d'ore, insomma, un'oretta e mezza, vediamo quanto durerà questo webinar da trascorrere insieme. E per me sarebbe anche sminuitivo, non so se si può dire, ma lo dico lo stesso, banalizzare qui, entri qui, esci lì, perché c'è. Fidatevi, bisogna entrare sulla forza. In questo momento la forza c'è su questi titoli che vi sto facendo vedere, tutte le strategie a corollario vanno un attimo anche interpretate, però non è questo né il momento né il luogo per approfondire la long run, la fourth, la A e la breakout. Chiaro? Quindi, Danili, abbiamo detto, allora su Danili però voglio fare un discorso leggermente differente, perché Danili ha un'esposizione più bassa rispetto agli altri titoli, ho messo il 2%. Vi posso dire che una delle motivazioni principali è perché è un titolo un po' più sottile, meno liquido degli altri. E l'altra spiegazione sintetica è che siamo dinanzi a un'importantissima area molto battuta dal mercato, quindi a me non è che piaccia tantissimo comprare i titoli a ridosso di barriere, ma in questa situazione comunque c'era un'inversione qualche mese prima, c'era una doji, abbiamo avuto una candela di conferma con buoni volumi e quindi sono entrato on the run al 2%. Per chi volesse cogliere questa occasione su Danili, bisogna però aspettare che il titolo vada oltre i 28,15 euro. Se voi avete il titolo in portafoglio, mantenetelo, non sto dicendo di va gestito con gli stop grafici naturali, ma al momento non mi sento di dirvi compratelo domani mattina, perché non avrebbe senso, in quanto per esperienza vi dico che è meglio attendere al momento un aggiornamento dei nuovi massimi. Quindi Danili 28 e 15, anche qui una on the run strategy, ma con un money management leggermente più conservativo, va bene? Bevo un goccio d'acqua e andiamo avanti. Ovviamente qui ci sono poi delle altre sezioni, le posizioni che vengono chiuse, le note, ma questo è un portafoglio che verrà appunto sviluppato poi durante il circolo. Quindi man mano che entreranno nuovi titoli, usciranno quelli già presenti, andremo appunto a fare uno storico delle posizioni, così sarà, come dire, non dico tutto tracciato, però quantomeno ciò serve a me per avere a mente locale di cosa viene fatto di settimana in settimana, anche perché, ragazzi, ora non è che dobbiamo girarci troppo intorno, cioè durante il circolo io faccio vedere dove investo io, come investo io i titoli che scelgo per il mio portafoglio, quindi ciò che vedrete, chi ci sarà in questo file condiviso, è esattamente il portafoglio mio azionario. Io ho avuto l'onore di incontrare, diciamo, di interagire online all'interno del circolo. Ho avuto l'onore di interagire con una quarantina, 45 investitori dal 2021 ad oggi. Quindi,
come dire, è un appuntamento molto atteso, ci sono sia persone che già investono di proprio, ma hanno piacere a trascorrere una volta a settimana, un'oretta, un'oretta e mezza con me, ma ci sono anche delle new entry che sono attratte da questo mondo, magari ci investono anche, investono da tanto tempo, ma non riescono a capire come gestire, come entrare, come scegliere i titoli. Quindi ragazzi, vi prendo a braccetto e vi porto per me e con me per almeno 3 mesi, una volta a settimana. Vi sto dando un po' di anticipazioni perché fra un attimo comunque vi condividerò la pagina, vi spiegherò quelle che sono le offerte in prevente, in early bird, valide fino alla settimana prossima. Poi anche qui se ci saranno delle domande, vediamo che ora facciamo col webinar, poi magari mi trattengo un po', oppure tanto avete già il contatto di Federica 351-775-5005, se qualcosa non è chiara, qualche informazione in più, potete contattare direttamente lì. Quindi, ragazzi, altri 2 titoli sul mensile e poi passiamo di gran carriera al trimestrale. Allora, uno di questi è MyRetecnimont. Eccolo qui. Allora, su MyRetecnimont facciamo un passo indietro perché, essendo i prezzi ad oggi comunque nettamente più elevati dei massimi dei mesi scorsi, nel senso che qui c'è stata una fase di compressione dei prezzi e in questo mese stiamo appunto sfruttando l'impulso, no? La propulsione rialzista, su MyRetecnimont io mi sento abbastanza tranquillo nel dirvi, guardate, quello che è il prezzo di apertura domani è il prezzo al quale potreste entrare in posizione. Io sono entrato a 4,08 in corsa, volevo aspettare che si risolvesse questa fase di congestione con un inviluppo e quindi sono già in posizione sul titolo con un 3% del capitale, che è lo stesso capitale che appunto vado ad inserire qui nel portafoglio, quindi ottobre, MyRetecnimont. La strategia è una on the run, ma il titolo tendenzialmente vi metto che è già in portafoglio perché, ripeto, a differenza delle altre posizioni dove bisogna aspettare un aggiornamento dei massimi, qui si può entrare on the run. Metto quello che è il prezzo di chiusura di questa sera, ripeto, potrebbe essere leggermente più basso, leggermente più alto, chi se ne frega? Chi se ne frega? Perché, ripeto, ragazzi, qui quello che mi interessa trasferirvi è che il quadro grafico sta cambiando, c'è un baricentro operativo dei prezzi che si sta spostando verso l'alto, questa è una candela mensile. Il titolo è tornato su livelli di prezzo che non si vedevano non dal 2022, ragazzi, ma dal 2017. Questo, no, pardon, questo massimo è leggermente più basso di questo, però comunque siamo su livelli che non si vedevano da oltre un anno e mezzo. C'è un impulso, esatto, non ci interessa sapere il perché, ci interessa semplicemente essere in grado di intercettare la volontà del mercato. Volumi esplosivi, ottobre deve ancora finire e già Maire ha scambiato più della media dell'ultimo anno e mezzo, quindi su Maire Tecnimont direi che va bene così, una forza relativa a un 3%. On the run sul quadro grafico mensile. Ora, vi dirò la verità: qui nel portafoglio azionario personale ci sono altri titoli che però, tipo Banca Monte dei Paschi di Siena, tipo ad esempio anche Olidata, no? Che però mi sentirei più tranquillo a gestire sapendo che voi mi seguiate in maniera pedissequa, magari nel circolo, perché comunque Olidata ha una sua volatilità, cioè non vi voglio liquidare così con Olidata, dire che Olidata è un titolo che comunque ho già in portafoglio, ha sperimentato al momento, probabilmente siamo al 30, sono al 30,78, fino a 2 settimane fa il titolo era più 64, insomma è un titolo che va gestito, bisogna saperlo gestire e non voglio mettervi nelle mani una patata bollente, perché mi rendo conto che, sebbene con tutta la volontà possa anche dirvi cosa fare oggi su Olidata, so che magari questa cosa potrebbe un attimo mettervi in difficoltà. Quindi, siccome ci tengo a voi,
alle vostre finanze, vi dico, venite nel circolo, così vi spiego anche la gestione su OliData, ma questa sera preferirei un attimo accantonare la situazione così com'è anche banca MPS. Ciò che invece voglio un attimo condividere con voi è una visione, ecco, un po' più a tutto tondo su Biperbanca. Perché? Perché sì, vi do un'infarinatura, anche perché qui semplicemente per curiosità, un'infarinatura di quella che potrebbe essere una breakout strategy, ok? Quindi qui vedete ci sono delle doji, ci sono delle candele di congestione, qui non si entra in posizione all'aggiornamento dei massimi, qui si entra in posizione all'esplosione di un impulso direzionale oltre un'importantissima area di barriera. Ragazzi, stiamo parlando di Iperbanca, è comunque un bancario, i bancari hanno una storia a sé, è da un anno e mezzo che i bancari stanno reagendo, ma se consideriamo gli ultimi 15 anni, ragazzi, è il settore più, vabbè, non voglio essere volgare, però è il settore più è stato il settore più vessato dalle vendite. In consulenza ogni tanto vengono persone che hanno UniCredit da 12 anni, Intesa da 15 anni, ovviamente in perdita, dico, porca c'è la miseria, ma non vedete che il baricentro operativo si è spostato progressivamente verso il basso negli anni? Non vedete che bisognava intercettare le perdite o comunque porre un limite alle perdite? Il problema è che, mentre quando tutto scende bisognerebbe vendere la posizione, alcuni vanno a mediare a ribasso, guaiandosi ancora di più. Ad ogni modo, non è questo il caso di Iperbanca, perché comunque ha dato un impulso rialzista mensile, ragazzi, queste sono candele mensili, e adesso sono 4 mesi che i prezzi sono un attimo appollaiati, diciamo, sotto questa importante area di barriera. Ora, qui c'è una breakout strategy che possiamo pianificare, ok? L'aspetto importante della breakout strategy è che in maniera preparatoria dicono esattamente quello che è il livello di prezzo al quale eventualmente uscire, qualora le cose non dovessero mettersi per il verso giusto. Per farla breve, le breakout strategy tutte hanno uno stop grafico naturale ottimizzato a rimorchio. Quindi l'area di interesse è questa qui, 3,20€, 3,22€. La strategia è una breakout. Abbiamo detto 3,20€ come prezzo. Grosso modo, anche qui 3,20, 3,22. Sul money management, ragazzi, io vi dico, non eccedete il 3%. Questo non è un titolo sul... Allora, io sono già in posizione su Iperbanca. Al momento perdo il 7,22% sul quadro grafico mensile. Il 7,22% sul quadro grafico mensile. Però non è un pending che io andrei a mettere oggi. Cioè, segnatelo a mente, prendete nota, ma c'è la possibilità appunto di avere il titolo in osservazione. Chiaro? Man mano che i prezzi tenderanno a... Quantomeno, ragazzi, aspettate che superi 3 euro, i 3,10 euro, chiaro? Più i prezzi si avvicinano in questo intorno, e più potete sentirvi pronti comunque in accordo col mercato per piazzare un ordine pendente in macchina. Chiaro, quindi questo è il livello importante da tenere d'occhio. Per quanto riguarda i bancari, ragazzi, occhio, nel senso che anche qui l'aspetto importante di ciò che viene fatto all'interno del circolo è anche capire quelli che sono i time frame più idonei per le diverse tipologie di azioni, per le diverse tipologie di titoli. Magari qui vedete uno spaccato di bancari in perdita, poi vi apro un attimo il portafoglio very long term, dove ci sono altri bancari tipo Banco BPM, tipo UniCredit, che sono in doppia cifra. Banco BPM 52%, UniCredit 3,31-22%, Banca Polisondro 10,91%. Ma perché qui c'è un altro tipo di strategia con candele annuali,
Questo portafoglio annuale è in perdita del 2,67% ad oggi, però anche qui non me ne vogliate. Non andrò ad approfondire questa sera i portafogli annuali perché è lo stesso discorso fatto prima. C'è bisogno un attimo di dire altre cose e liquidarli così in questo webinar non me la sento, perché comunque l'annuale dà delle possibilità, ha delle potenzialità enormi. Il problema è che sono candele che vanno seguite annualmente, quindi prima di fare questo switch sull'annuale ho bisogno quantomeno di sapere che chi attinge a questo tipo di informazioni sappia come gestire le situazioni su time frame più piccoli, su time frame più bassi. Quindi ragazzi, al momento, quindi portafoglio mensile, fatemi condividere lo schermo. Portafoglio mensile è bello che è pronto. Abbiamo D'Amico, Eni, Orsero, Danieli, Maire, Tecnimont, potenzialmente dei buy, quindi degli acquisti che potrebbero scattare appunto da qui su quelli già in portafoglio, già domani mattina, i prossimi, i pending. Bisogna aspettare che appunto avvenga la rottura dei livelli che vi ho indicato fin qui. Mentre poi c'è Beaver Banca, sul quale si va ad applicare una breakout strategy massima 3%, ma il titolo è sotto osservazione, non siamo ancora operativi. Ragazzi, se per voi è ok, direi che al momento, prima di passare sul portafoglio trimestrale, vi condivido qui da qualche parte, vi condivido qui il link che vi porta sulla pagina informativa del circolo. Datemi un paio di minuti, vi spiego un po' meglio cosa andrete a vedere in questa pagina. È una pagina che ho scritto io, non c'è tantissimo, cioè non mi sono voluto dilungare troppo perché io penso che le cose genuine, le cose semplici, le cose facili da spiegare non debbano essere spiegate con troppi giri di parole. Quindi ragazzi, entrare nel circolo è un'esperienza molto importante, si ha la possibilità di investire al mio fianco per almeno 3 mesi. Questa è la grande novità rispetto a prima. Investi 3 mesi, ogni 3 mesi ci vedevamo, cioè il percorso durava 3 mesi, poi si stoppava, ci rivedevamo dopo qualche mese perché ripartiva l'altro ciclo e quant'altro. A un certo punto mi sono confrontato col team, ho detto ragazzi, facciamo che il circolo diventi un evento, come dire, aperto tutto l'anno, magari periodicamente facciamo dei webinar dove ci possono essere appunto delle promozioni in early bird come quella che vi spiegherò fra un attimo, però la grande novità, specialmente per coloro che hanno chiesto informazioni a Federica prima del webinar, è che a partire da oggi avete la possibilità di investire o per 3 o per 6 mesi al mio fianco. Ci vediamo una volta a settimana, il giovedì, in uno spazio privato, non è Webinar Jam, non è la piattaforma sulla quale state vedendo questo webinar, ma è una piattaforma tipo questa, no? Dove comunque c'è la condivisione dello schermo, ma io vedo anche le vostre belle faccine, quindi finalmente rendiamo il tutto un po' più umano, e quindi voi vedete come io investo, come analizzo, come gestisco soprattutto le posizioni che vengono aperte all'interno del mio portafoglio azionario, quindi eventualmente le potreste anche replicarle. Ovviamente qui ci sono le recensioni di coloro che hanno avuto piacere a lasciare un feedback, poi andatevele a leggere con calma. Ripeto, ho interagito con una quarantina di persone dal 2021 ad oggi. Sarebbe dovuto partire il sesto ciclo, ora ad ottobre, non parliamo più di cicli, ma parliamo appunto del circolo, che è sempre aperto e appunto vi dà la possibilità di investire per 3 mesi, ovvero 13 settimane, oppure per 6 mesi, ovvero 26 settimane. Allora, vediamo un po' quelle che sono le offerte in early bird. Allora, clicchiamo qui, investi 3 mesi con Fabio. Il prezzo di listino per il circolo di 3 mesi è di 3.000 euro. Ma, come già sapete, ci sono delle offerte in early bird che sono valide fino a giovedì prossimo. Prendete nota di questo codice, è circolo 3, spero di averlo scritto bene, perché applicandolo vi darà la possibilità di entrare nel circolo entro la prossima settimana a 2.000 euro. Chiaro, quindi c'è uno sconto di 1.000 euro su investi 3 mesi. Quindi se c'è dal circolo si investe per 3 mesi ogni giovedì
al mio fianco. Per chi fosse interessato invece a magari sfruttare più appieno questa possibilità, quindi avere un percorso di investimenti più lungo, ovviamente c'è un codice in prevendita che è invece circolo 6, che è da 5.000 euro, che è il prezzo di listino per 6 mesi, abbatte il prezzo a 3.000 euro. Quindi ragazzi, diamo il via libera, o meglio, do l'apertura ufficiale alle iscrizioni al circolo del giovedì, che è comunque, ragazzi, un livello molto molto alto. A me non piace lavorare con tante persone, è un ambiente intimistico, chi c'è stato già lo sa, chi c'è questa sera e già si è iscritto sa già cosa andrà incontro. È un aspetto importante che voglio dirvi è che può capitare magari che alcuni possono non essere in diretta, non preoccupatevi perché finché siete all'interno del circolo avrete comunque l'accesso alle videoregistrazioni. Quindi, se qualcuno magari a volte non può esserci oppure vuole rivedersi le sessioni, nessun problema, finché siete nel circolo, le registrazioni sono di vostra proprietà. Potete accedervi in qualunque momento. Quindi, date un'occhiata a fabiobriso.com/circolo, questa è la pagina di spiegazione, sono delle informazioni abbastanza dirette, cioè senza fare il supercazzo, ragazzi. È un servizio professionale, nel senso che, cioè, non professionale, è un servizio congruo a quello che io faccio. Io investo prima per me, poi insegno, spiego, condivido con chi ha voglia di ascoltarmi, e quelle che sono appunto le mie idee, le mie visioni operative sull'andamento del mercato. L'aspetto importante, ragazzi, questa è una cosa che vi invito un attimo ad ascoltare, è che siamo tutti bravi ad aprire posizioni, cioè non è che basta pigiare un tastino, vedete magari un impulso, una notizia, per chi opera di pancia, non è il tipo di investitori che troverete al circolo, però anzi, vi invito a venire se investite di pancia, così vi faccio capire come applicare dei protocolli replicabili, soprattutto utilizzati da me per investire non di pancia, ma di cervello. Chiaro? Quindi non chiudiamo le porte a nessuno, però è ovvio che c'è una piccolissima selezione. Vi faccio una chiacchierata con la mia collaboratrice, con la mia assistente Federica, perché magari lei può dirvi, magari sì, ok, il circolo può fare per te, no, magari prima hai bisogno di qualcos'altro, di una consulenza, porre le basi, non lo so, vedete un po' voi. Però quello che voglio dirvi, e questa è una cosa alla quale ci tengo tantissimo, è che la maggior parte dei feedback che io ho avuto a distanza di anni da persone che hanno fatto il circolo non è stata tanto su mamma mia quanto ho guadagnato lì, quanto ho perso. No, è stata Fabio, meno male che ho imparato come gestire le posizioni. Cioè, comporre un portafoglio azionario, ragazzi, fondamentalmente la composizione di un portafoglio azionario si basa su alcuni pilastri che però non sono, come dire, inaccessibili. Cioè, già stasera avete avuto un'infarinatura di base, ci deve essere forza, ci deve essere un occhio al money management, questa è la cosa importante. Ma ciò che a volte crea un po' di patina è come si gestiscono le posizioni. Cosa fare quando un titolo con un portafoglio sale troppo o scende troppo? Alcuni di voi pensano che i problemi che io ho all'interno del circolo siano legati a cosa faccio se un titolo scende troppo? Ma vi garantisco che a volte ho avuto anche una situazione opposta, cioè già anche vabbè, Fabio qui si sta guadagnando il 121%, che faccio? Allora, in questo caso bisogna comunque rispettare i protocolli, gli stop grafici naturali, che ovviamente a seconda di dove si colloca lo stop, se più alto è il prezzo medio di carico diventa uno stop profit, grafico naturale, se più basso è uno stop loss. Però ecco ragazzi, io voglio aprire questa sera le porte del circolo, siete tutti, come dire, invitati, visto che siete qui all'interno di questo webinar, sfruttate appunto i codici circolo 3, circolo 6, però comunque poi magari ne riparliamo più tardi, comunque vi manderò qualche mail nei prossimi giorni, giusto per ricordarvi, e soprattutto fatevi una chiacchierata con Federica, perché lei potrà indirizzarvi molto molto meglio. E soprattutto con lei potete avere un filo diretto nel togliervi dubbi. Io capisco che è un investimento impegnativo, però mi rivolgo anche a chi dice: vabbè, non spendo 3.000 euro con Fabio, per magari c'è un portafoglio in perdita di 160.000 euro. Ragazzi, fate voi il balance, per me non,
come dire, non sono affari miei, però ecco, sono molto contento questa sera di avere comunque tante persone attente, tante persone ancora collegate qui dopo un'ora che sto parlando, per capire come appunto accedere al circolo. Quindi datevi una lettura, non è molto, molto lunga, qui c'è Alberto, qui c'è la prima sessione, insomma anche, fate anche una cosa, vedetevi questi video, sono dei video di un'ora, un'ora e mezza, grosso modo, che sono degli estratti, alcuni non sono estratti, sono proprio sessioni del circolo, delle edizioni passate. Quindi vedete un po' se la cosa vi può interessare, altrimenti amici come prima, chiaro? Quindi 3 mesi, 6 mesi e date un'occhiata alle recensioni. Poi ragazzi, se avete domande da farmi, magari tenetele fino alla fine. Adesso devo andare sul portafoglio trimestrale che è anch'esso parecchio importante, però voglio approfittare appunto di questo spazio per iniziare un po' a darvi anche un'infarinatura sul circolo. Bene, veniamo a noi. Allora, come dicevo poco fa, ci sono alcune cose che verranno trattate sicuramente meglio all'interno del circolo, quindi tipo il portafoglio annuale. Qui c'è un'altra novità, il portafoglio growth, quindi titoli molto molto sottili, che fanno parte del vecchio FTSE, vecchio alternative market, il mercato alternativo italiano, che adesso insomma ha cambiato nome, non mi ricordo neanche come si chiama, però aspetto importante che comunque all'interno del circolo ci sarà la possibilità, ovviamente, ecco, questa è una cosa che mi sono dimenticato di dire, c'è la possibilità anche di interagire, cioè voi potete metterci la voce oltre che il viso, cioè non ci sarà una chat sterile in cui ragazzi, è figo, è bello, cioè nel senso finalmente un qualcosa che un attimo ci avvicina e soprattutto dà la possibilità a chi ha problemi, non solo con la gestione, ma anche non ha tempo per scegliere i titoli, non sa come. Ragazzi, venite al circolo, diciamo il lavoro sporco lo faccio io, però vi spiego anche poi come ripulire lo sporco, nel senso che il motivo, le scelte operative e soprattutto per il periodo di 3 o di 6 mesi, cioè vedete come vanno gestite le posizioni in un portafoglio azionario. Non penso che in Italia ci sia qualcosa di simile, chiaro, non mi sono informato, ma non credo. Se voi conoscete qualcosa di simile, fatelo sapere a Martina, scrivete a Office, ma insomma, da quando faccio questo tipo di sessioni non mi è mai giunta alcuna voce. Allora, ecco, in tal senso. Quindi, circolo 6, per avere 2.000 euro di sconto su 6 mesi, mentre circolo 3, per avere 1.000 euro di sconto sui 3 mesi, quindi da 3.000 a 2.000, da 5.000 a 3.000. Chiaro? Bon, veniamo a noi. Allora, trimestrale, eccolo qui. Quindi, desk 1, mensili, desk 2, trimestrale. Inizio un po' a rendervi partecipi di ciò che poi troverete all'interno del circolo. Banca IFIS, continuiamo con un bancario, giusto per rimanere in tema di quello che vi ho detto poco fa. Banca IFIS è un titolo che io ho già in portafoglio, sono entrato in corsa qualche settimana fa, ad oggi replichiamo esattamente l'operatività che vi ho fatto vedere per gli altri titoli sul mensile. Chiaro? Quindi è un on the run, ma aspettiamo quantomeno il raggiungimento dei 16,97 euro, 17 euro, facciamo cifra tonda. Chiaro? Quindi stessissimo discorso. Ma ci spostiamo sugli investimenti trimestrali. Quindi nel circolo vengono gestite appunto le posizioni in questo modo. Ok, allora ho fatto un po'. Avevo sbagliato. Allora, rinomina, senza problemi. Cambiamo semplicemente il nome. Questa qui è investimenti mensili. Qui. Mentre investimenti growth, che è vuoto, va qua. Ragazzi, che volete farci? L'emozione della diretta. Quindi, investimenti mensili sono questi qui. Andiamo sui trimestrali. Stessissimo settaggio. Partiamo con Banca IFIS. Ottobre 2023. Il trigger abbiamo detto un
Esatto, bravissimi, una on-run, prezzo di carico 17, stato anche qui impending money management 3%, chiaro? Quindi aspettiamo che il titolo vada a infrangere i massimi che ha fatto questo mese per garantirci, per darci comunque delle probabilità in più di aver fatto la scelta migliore in accordo con la forza del mercato. Ragazzi, questa è una cosa molto, molto importante. Quindi, questo è il primo titolo sul quadro grafico trimestrale. Permettetemi 2 secondi di approfondimento. Cosa voglio dire? Ragazzi, i quadri grafici trimestrali, che sono quelli che io prediligo, sono la scelta ottimale per chi investe. Cioè, io ancora ogni tanto vedo sia su YouTube, anche in consulenza privata, persone che investono col giornaliero, col settimanale. Ragazzi, quello è trading multi-day. Chiaro? Quando cambia il quadro grafico trimestrale, quando appaiono delle doji trimestrali, quando abbiamo delle candele di conferma trimestrale, ragazzi, vuol dire che il titolo ci ha impiegato 3 mesi per dare un segnale, 3 mesi per confermare o per smentire un segnale, 3 mesi per decidere cosa farsi. Quindi non prendete così alla leggera lo switch mensile trimestrale. E anche qui, Fabio, perché banca IFI sul trimestrale e non sul mensile? Perché questo. Ragazzi, sono tutte scelte, non dico sono scelte soggettive, ma sono comunque scelte dettate dall'esperienza. Quindi io ve la dico facile facile, voi dovete mettervi nelle condizioni in cui osservare un grafico non vi dia dubbi. Se osservate un quadro grafico e non vi è chiaro cosa, provate a switchare al time frame superiore. Ovviamente ci devono essere le condizioni affinché ci siano le possibilità per investire. Però la scelta del quadro grafico personalmente riguarda quale dei quadri grafici in questione mi dà meno dubbi sul da farsi. Quindi dovete sempre andare a snellire, dovete sempre andare a semplificare. Chiaro? Su Banca Ifis, chi era al circolo che c'è stato fino a qualche settimana fa lo sa, siamo stati, l'abbiamo tenuto d'occhio per tanto, tanto tempo. Quindi una cosa per la quale vale la pena spendere anche 30 secondi è che all'interno del circolo, ragazzi, c'è anche la attesa del momento opportuno per entrare in posizione. Cioè, UniCredit, anche gli annuali, che vi ho fatto vedere poco fa, beh, erano titoli che tenevo d'occhio personalmente da un anno e mezzo. Quando si entra in posizione dopo che un titolo lo si è osservato per 1, 2, 3, 4, 5 mesi, ragazzi, capite che non c'è paura, non c'è timore nel Madonna mia, cosa sta facendo, cosa farà, come devo. No, perché si è avuto tutto il tempo per metabolizzare quello che sarebbe accaduto, quindi l'investimento, l'apertura della posizione e soprattutto una cosa che insegno. Ragionando con dei pattern visivi, lavorando con dei pattern visivi già visti su altri titoli, si ha una consapevolezza maggiore di quello che potrebbe essere lo scenario più probabile tra i possibili. Quindi l'obiettivo, ragazzi, è che quando aprite posizioni, quando investite, dovete avere zero emozioni, zero emozionalità, perché non state andando a Luna Park o sulle giostre, state investendo i vostri soldi. Che non devono essere risparmi, ma devono essere i soldi dedicati agli investimenti. Però qui, insomma, sarebbe poi, diventerebbe un webinar troppo, troppo lungo. Però anche il fatto di, ecco, un'altra cosa importante, poi andiamo sul portafoglio, anche il fatto di stare 13 settimane, 20 settimane, 3 mesi, 6 mesi, e chiedermi, farmi domande, avere risposte in diretta, ragazzi, questa non è una cosa che ovviamente ha un valore, non per questo il circolo ha un costo, ma sono sicuro che vi toglierà una volta per tutte da quella situazione di incertezza, di paura, anche un po' di frustrazione nella quale alcuni di voi possono essere stati. E soprattutto capirete che le notizie, quello che si legge sui giornali, quello che dice il vostro amico banchiere o ragazzi, lasciate perdere, voi basta semplicemente osservare un grafico insieme a me, capire come interpretarlo e operare di conseguenza. Magari non avete la visual trader, chi se ne frega, venite al circolo, vedete la mia visual trader, magari mettiamo nelle condizioni anche davvero un periodo di prova gratuita, però alla fine non è questo il problema.
non è un problema, è un problema. Quello che è importante è che vi veniate motivati e soprattutto che abbiate il focus su voglio stare insieme a Fabio perché così miguloro questo aspetto della mia operatività, capisco meglio questo, mi spiega meglio questo, soprattutto vedo come diamine investe quando magari io dovrei stare fuori dalle posizioni. Chiaro? Quindi ragazzi, io come ho detto poco fa, ho il piacere di investire per me stesso e spiegare e illustrare a chi ha voglia di ascoltare le mie idee il da farsi. Chi è su questa linea d'onda è sicuramente il benvenuto al circolo, tutti gli altri sarà per una prossima volta. Banca IFIS, pending on the run. Vediamo Garofalo Healthcare, anche qui ragazzi, fino a qualche giorno fa, ricordati, poteva essere papabile per entrare in portafoglio. Ora, se vi avete ricordati, tenetela, però il fatto che i minimi si stiano un po' abbassando troppo rispetto ai massimi, pardon, il fatto che i massimi correnti si stiano abbassando un po' troppo rispetto ai massimi precedenti, richiede un certo tipo di gestione. Quindi abbiamo le scelte operative in condizioni di certezza e le scelte operative in condizioni di incertezza. In questo caso ci potrebbe essere una scelta operativa di vendere il titolo con un gain in condizioni di incertezza, perché comunque pur essendoci una candela verde, il titolo non si sta muovendo più di tanto. Guardate, siamo oltre metà ottobre e i volumi sono particolarmente schiacciati. Poi, ragazzi, anche qui io faccio tanti video su YouTube, ok, ma la qualità di ciò che trovate all'interno del circolo, ovviamente, non la trovate in rete. I video su YouTube sono divulgativi, sono educativi, ma operare, investire stare al mio fianco è tutta un'altra cosa, va bene? Quindi ricordati, lasciamolo perdere, ma dello stesso settore c'è Garofalo Healthcare, molto interessante, un pelino poco liquida, scambia solo 564.000 pezzi, ha scambiato solo 564.000 pezzi tra in questo mese di ottobre, che è il terzo trimestre. Quindi ragazzi, chiaro, no? Questa candela di due figure fa è aprile, maggio, giugno. Questa candela è agosto, luglio, agosto, settembre. Questa candela è embrionale, è solo ottobre, ma includerà novembre, dicembre. Ok? Quindi, diciamo che qui abbiamo i prezzi a 4,42 che sono più bassi del massimo del trimestre scorso. Quindi anche qui, ragazzi, stesso discorso. Aspettate un nuovo impulso, 4,75, per entrare on the run su un titolo che sta invertendo comunque dei minimi. Lo storico non è tantissimo, non è molto elevato, quindi non è molto lungo. Quindi io vi invito a optare per un 2% del capitale. Strategia anch'essa una on the run, abbiamo dato il prezzo 4,75. Anche qui in pending con un 2%. Ovviamente, vabbè. Si fa la sommatoria solo quando i titoli entrano in posizione, cioè è inutile fare la somma del money market mentre il titolo è in pending, chiaro? Sul trimestrale. Diamo un'altra occhiata al trimestrale, vediamo un po'. Allora, anche qui Expiria, ragazzi, ci potrebbe essere la possibilità di entrare on the run, però essendo un titolo veramente troppo piatto, troppo liquido, troppo illiquido, pardon. Preferirei trattarlo all'interno del circolo, in modo tale che da vicino, settimana dopo settimana, vediamo anche l'evoluzione. Ma anche qui, quando vi parlo di settimana dopo settimana, ragazzi, comunque non è che si va sul settimanale. No. Beh, si va di settimana in settimana sul time frame sul quale si investe. Anche qui, se entriamo sul trimestrale, la posizione, ragazzi, va gestita sul trimestrale. Se entriamo sul mensile, va gestita sul mensile. Se si va sull'annuale, cazzo, va gestita sull'annuale. Non è che entrate sul mensile, poi andate sul settimanale, poi leggete il giornaliero, poi leggete la notizia sul giornale, poi accendete il televideo, arriva la notizia, è così impazzire.
Come fate a gestire serenamente e tranquillamente le cose? Si può fare. Un riferimento, candele Kinashi e basta. Prezzi, spot. Tanti ragazzi, voi comprate un prezzo, non comprate mai un valore. Sì, Fabio, ma ragazzi, non siamo in grado di quantificare quanto valgono le aziende. E anche chi ve lo fa credere, non lo è. Ok? E non siamo Warren Buffett, perché l'obiezione più frequente che, non dico voi, ma che viene data quando faccio questa provocazione, è sì, Warren Buffett investe sulle aziende delle quali siede nel consiglio di amministrazione. È un pelino diverso rispetto a fare l'analista fondamentale, che poi, vabbè, sia un oracolo, ci sta però. È un altro tipo di. È su un altro pianeta. Noi siamo piccoli investitori a cui piace seguire il flusso del mercato. Quindi Xperia magari lo vedremo nel circolo. Io ce l'ho già in portafoglio Xperia, che tra l'altro dovrebbe essere, se non vado errato, una società pugliese. Io sono pugliese, se non ricordo male, dovrebbe essere una software house, comunque che ha a che fare con il settore dell'informatica. Prismi lasciamo perdere, Ferrari. Allora, Ferrari, questo è l'unico titolo sul quale mi sento di dirvi che si può andare con un 5% del capitale. Allora, Ferrari io ce l'ho già in portafoglio. Eccola qui, 28,68%. Quindi ovviamente, per il discorso che vi ho fatto prima, vi ricordate che vi ho detto che su D'Amico ho incrementato il money management perché era incrementato il capitale. Io attualmente ho un capitale disponibile per gli investimenti di 14.000 euro. Fino a qualche settimana fa era di 12.000, quindi ho incrementato di 2.000. E quindi su quei titoli sui quali io penso sia il caso di, non dico piramidare, ma riadattare l'esposizione al capitale nuovo disponibile, sto facendo queste operazioni. Quindi su Ferrari vedete un più, perché il 5% di Ferrari che avevo investito quando il capitale era 12.000 adesso sarà calibrato sui 14.000. Il 5% di 14.000 è tipo 700 euro, quindi ho messo un più di un'azione Ferrari a 302 euro, che sommato a quelli che sono appunto i prezzi che sono qui, consentirà di riallineare il money management al nuovo capitale. Chi non ha Ferrari, ragazzi, è un peccato, perché comunque è salita nel corso dell'ultimo anno. Io sono entrato qui la prima volta, breakout 5%, a 222 euro, e ora se rompe i 302, se non ricordo male, 302,20 euro, entrerò con un'altra azione. Quindi non è, ripeto, una piramidazione. Le piramidazioni, ragazzi, meritano un discorso a parte, ok? 102,20 Race, italiani, è il brand italiano, perché bisogna mettere Race. Questa è una breakout strategy, ok? Qui sono già in pending con il 5%. Quindi non è che perché il titolo è sui massimi vi dovete avere paura. Ragazzi, quando un titolo è sui massimi, quando aggiorna i massimi, dovreste gioire, perché comunque, a parte che è un evento quando un titolo giorni massimi storici, ma soprattutto è un non problema perché c'è la volontà del mercato. Tanto, ragazzi, i prezzi, il mercato che li spinge su, non è che li spingiamo noi. Quindi se il mercato decide che i prezzi devono salire, chi siamo noi per metterci contro o per dire no, è salito troppo? È troppo rispetto a cosa? Tornando alla domanda di prima. Cioè, porcaccia la miseria, anche Ferrari, quando quotava, che ne so, se 55 euro era troppo, ma rispetto a cosa? 55, 69,80, 82,90, 99,20 e 105. La differenza fra chi investe e chi dice cazzate è che chi investe qui era in posizione. Chi dice cazzato se la spiega, Fibonacci, il Cirino, non voglio rimanere. Aspetta un ritracciamento che magari non arriverà mai. Anche qui Ferrari arrivò a 169 euro per azione. Ok, oggi, a distanza di 2 anni, 2 o 3 anni, forse qualcosina in più, parliamo di Ferrari a 300 euro.
Sono opinioni, sono punti di vista. Il mercato non sa cosa farsene, né delle opinioni nostre né dei punti di vista. Siamo noi che dobbiamo ascoltare quello che il mercato ha da dirci, senza se, senza ma. Chiaro? Quindi Ferrari 5%, portafoglio trimestrale, una rottura a 302 euro è 20. Poi, ma non è che voglio, può anche capitare che il titolo salga, dia un falso segnale, ritracci, fa parte del gioco, ragazzi, non del gioco, fa parte degli investimenti. Non mi piace utilizzare termini non appropriati, non è un gioco, quindi fa parte degli investimenti. Le parti sono parte degli investimenti. L'obiettivo è contenerle e soprattutto alla fine della fiera, alla fine dell'anno, o quando vi pare, tirate una linea. L'incidenza media delle perdite non deve superare un range che va tra lo 0,8 e l'1,2% del vostro capitale. Ecco perché diversificazione legata al money management, legata alla esitori, legata alle strategie, legata alla liquidità. Ragazzi, è un'ora e 20 quasi che siete qui, sono molto molto contento. Allora, ne abbiamo ancora per un pochino, eh? Lo so, lo so. Allora, Michele, su Experian è stata open. Allora, non so, sono sincero, probabilmente tu hai ragione, perché se andiamo a guardare il quadro grafico, per un periodo non si è mossa per nulla. Guarda qui. Ora qui. Qui c'è stata lupa. Allora, anche qui, vabbè, una piccola digressione. Mi ero promesso di non fare analisi che è sull'asset in portafoglio, però questa è una giusta osservazione. Quando vedete un grafico che ha questi prezzi, vuol dire che c'è un lupo in corso, quindi da qui non si deve muovere per nulla. Il fatto che invece comunque sia tornato un po' di liquidità e i volumi si stiano muovendo, non lo so, cioè nel senso. Può anche darsi di sì, può anche darsi di no, magari è stata ritirata, non ho idea. Io ho visto semplicemente che, voglio dire, quando viene fatto un'UPA si sa, il prezzo non si muove, il prezzo rimane inchiodato a quello che è il prezzo dell'UPA, lo sappiamo. Ma anche con Toz, fino a qualche tempo fa, fu fatta un'offerta pubblica di vendita, cioè il titolo è stato incagliato per 2 o 3 mesi a un prezzo, poi questa offerta è stata ritirata e è ripartita la volatilità. Quindi non, magari andrò a dare un'occhiata, però alla fine le OPA e il successivo delisting, cioè nel senso che se Direct dà la possibilità di acquistare le azioni, vuol dire che comunque è in listino, altrimenti non ci sarebbe stato. Comunque, grazie per lo spunto, magari ci andrò a dare un occhio. Questo non significa che l'operazione non vada in porto, si è sbagliato e quant'altro, cioè voglio dire, nei momenti in cui specialmente per quanto riguarda i titoli più sottili sono d'accordo, comunque ogni tanto bisogna dare un'occhiata, cioè il fatto che il titolo è sottile perché non scambia, perché magari c'è qualche situazione diversa tipo un'UPA. Io appena sento odore o puzza di UPA disinvesto, o comunque non voglio sapere nulla a che fare, però ti dico che quel periodo che ti ho fatto vedere, insomma, i prezzi non si muovevano, poi il titolo ha ripreso a contrattare, quindi può anche darsi che l'UPA sia stata, non lo so, sarà cambiato qualcosa, non mi interessa. Quello che interessa è che ovviamente c'è un segnale grafico che non ci sarebbe stato quando i prezzi fossero rimasti piatti, chiaro? Allora, quindi abbiamo visto, diamo un piccolo recap. Però voglio un attimo tornare su questo discorso, Michele, perché in effetti può essere un qualcosa che può creare un po' di confusione. Allora, un conto è l'analisi fondamentale, no? Un conto sono le notizie, cioè io magari finirò il webinar, digiterò Experia UPA, mi hai messo una pulce nell'orecchio. Se realmente il titolo è sotto UPA, mea culpa, si toglie, vabbè, non è un problema. Il problema è quando la gente investe sulle notizie. Quando la gente investe, cioè io ho visto un incremento dei prezzi,
che non è che Expedia l'ho vista avvenire, l'ho comprata lì, no, la stavo monitorando un po', perché comunque c'è una doji trimestrale, anche qui ragazzi, in quel grafico trimestrale, il titolo l'ho seguito per un po', se il titolo ha iniziato a salire, ad aggiornare massimi trimestrali, ma motivo ci sarà, chiaro? Però fidati, è in listino perché comunque altrimenti le contrattazioni sarebbero state sospese. Quindi potete leggere i giornali, acculturarvi, fare quello che volete, ma non dovete prendere spunti dai giornali per investire. N nessun giornale. Ragazzi, se ci fate caso, cioè, se bastasse un abbonamento a Milano Finanza, non so quanto costa il sabato, io l'ho comprato per tanti anni, poi insomma, se bastassero 5 euro a settimana per sapere, saremmo tutti ricchi e tutti belli contenti e appagati. È leggermente diverso. Okay. Però ci sono delle informazioni che magari servono per avere un quadro globale di cultura anche finanziaria. Va bene. Ma non tollero quando un titolo è sui massimi, aggiorna i massimi ogni mese per 5-6 mesi, e qualcuno mi viene a dire no, ma secondo è sopravvalutato, oppure magari quando c'è stato, non mi ricordo che, quando, ah, vabbè, anche qui, cioè, non voglio ragazzi adesso, sono anche un po' stanco, che sto parlando di 1 ora e 20. Ma vi ricordate che cazzo è successo 3 mesi, 3, 4 mesi fa? Silicon Valley Bank, non ci sarà più una banca, tutto lo tsunami finanziario, d'oltre, cioè, tutti i professoroni, il settore, la crisi peggiore di Lehman Brothers. Non mi sembra che Unicredit abbia aggiornato i minimi, non mi sembra che i bancari abbiano aggiornato. Chiaro, quindi alcuni ragazzi devono dare, come dire, voce alle proprie idee, perché magari è il loro lavoro, sono giornalisti, prendono stipendi, ma l'1% di quello che scrivono, di quello che dicono, ha senso, specialmente nel mondo online, dove sono tutti i titoli clickbait che devono mettere terrore affinché tu veda i loro video, perché poi YouTube li paga la pubblicità. Ragazzi, questo è il business dietro i titoloni, la crisi è arrivata, il crollo epoca. Infatti, datemi un'occhiata, tutti così sono. E quando ci fu il contà, quando ci fu il caso della tassazione sugli extra profitti, sì, i bancari scesero, porcaccia la miseria, io ero pieno di bancari, perché comunque i bancari salivano da 5, 6, 7 mesi. Ok? Quel giorno in cui vi è data la notizia, ci sta che un bancario perde il 10, 12, 15%, ma non mi sembra che l'iperbanca sia ferma almeno 15, è andata più verso i 3 che verso i 2. Non mi sembra che il fallimento della Silicon Valley Bank abbia avuto questo effetto su, ma erano notizie che rimbombavano in quei grandi salotti finanziari con tutti i pettinati. Ma dai, si compra un prezzo, non un valore, non un'ipotesi, non una prospettiva. Quindi i giornali vi danno un'idea di quello che potrebbe accadere, ma non sempre questo viene a riscontrarsi con la realtà. Ed è per questo motivo che, porcaccia la miseria, serve una guida che quantomeno vi blocchi dal fare azioni non consone a ciò che significhi appunto investire. Chiaro? A parte che sono risparmio di tempo enorme, cioè un conto è guardare un grafico, interpretarlo, capire come leggere il tutto, e ovviamente, ragazzi, stando 3 o 6 mesi al mio fianco, per osmosi, prendete la svelta. Un conto è stare tutti i giorni a scorrere le notizie, aprire i dici di finanza, questo, quello, quell'altro, dove sarà la verità, scritti G24, l'approfondimento poi dell'economia, il petrolio sale, il petrolio scende. Ragazzi, ma così non si investe, perché avete troppi input, troppe variabili esogene che non potete controllare. Qua l'unica cosa che potete controllare in maniera endogena, interna, è il grafico. Lo osservate, il grafico vi comunica, vi dice cosa fare e cosa non fare, e voi fate o non fate quello che c'è da fare. Stop. Tutto il resto, ma lasciatelo agli altri. Scusate lo sfogo.
Quindi, vediamo un po', questi per ragazzi, ve ne parlo en passant. Desk 3 purgatorio mensile, desk 4 purgatorio trimestrale. L'automatica, ora faccio una cosa che non dovrei fare. L'automatica, andiamo sul settimanale. Perché vado su settimanale? Ah, perché l'automatica si è quotata da 5 settimane. Però guardate, già qui sta dando un segnale interessante. Sta aggiornando più i massimi con i minimi. Quindi l'automatica sarà un titolo che sicuramente nel circolo terremo d'occhio. Okay? San Lorenzo, bel titolo. Qui ho investito bene un po' di anni fa, tutta questa cavalcata da 19 euro. In breakout fino a sono uscito qua praticamente a 35 36 40 stop grafico naturale anche qui ragazzi chi non mastica le kinashi non vi preoccupate cioè sarà tutto alla vostra portata a parte che poi c'è una sorpresa vabbè ragazzi sentitevi con Federica perché voglio mettere tutti coloro che entrano nel circolo nelle condizioni di essere allo stesso livello ok. Quindi ve lo dico adesso, sentitevi con Federica che ha qualcosa di carino da dirvi. Stop grafico naturale, quindi da 19, questa gamba praticamente l'ho presa tutta. Poi il titolo ha iniziato un po' a traballare, siamo entrati di nuovo nel circolo in breakout, siamo usciti qui poca roba, però l'aspetto importante è che questo titolo sposta costantemente verso l'alto il suo baricentro operativo dei minimi. Queste cose, ragazzi. Dovete imparare ad affinarle. Vedete qui, minimo, minimo. Baricentro operativo si sposta. Doji, preparatoria a cosa? Lo vedremo. Probabilmente un'inversione, chi lo sa. Saipem. Saipem è un titolo. Comunque sì, hai ragione tu che hai detto che c'è un rimbombo. In effetti, questa è una stanza che non uso praticamente mai, è un po' vuota. E anch'io quando alzo la voce mi risento. C'è un po' di rimbombo, pardon, comunque, oggi va così, ma penso che le cose che abbia detto siano state comprensibili. Su Saipem, attenzione, perché anche qui c'è un serpentello in swing rialzista che aggiorna i minimi. Vediamo, io sono entrato e sono uscito su Saipem, perché ha dato un segnale in uscita. Esattamente inizio mese, stop grafico naturale, ma adesso sta riptando verso le barriere. Quindi potrebbe essere interessante da monitorare e lo vedremo all'interno del circolo. Trimestrali, Anima Holding, tipo Anima Holding, ragazzi, questo è un titolo che io sull'annuale lo seguo da parecchio, addirittura dal 2021. Ho fatto una doji, poi non è stata confermata, ma non è il momento di avere Anima Holding in portafoglio. Cioè, già il fatto di sapere cosa è meglio non fare, ragazzi, vi toglie le castagne dal fuoco in una maniera incredibile. Anche De'Longhi, titolo che ho venduto in perdita, esattamente, forse era sul mensile però, la gestione. Esatto, sì, sono venduto in perdita. E quindi magari, visto che il mensile lo vedo un po', troppo dinamico per il titolo, sebbene comunque sia un signor titolo, cioè De'Longhi comunque si trova nella parte alta di prezzi da una vita, cioè guardate qui. Sì, è sceso, sono andati massimi, però questo supporto a 16 euro, da qui si sale. Okay. Però visto che il mensile mi ha dato un po' di grattacapi, ho deciso di seguirlo sul trimestrale. Chiaro, sul trimestrale abbiamo diverse luci. Cosa farà il titolo? Non ci è dato sapere, e tantomeno ci dobbiamo mettere nelle condizioni di anticipare il mercato, ma è un titolo che ho adocchiato per quanto riguarda il circolo, vedremo. Poi l'aspetto importante, ragazzi, e qui ci tengo particolarmente a dirlo, Alessandro, pienamente d'accordo, ti ringrazio. Sì, vabbè, so come la pensi e quindi, vabbè, tanto comunque con te ci rivedremo poi. Da giovedì prossimo, Alessandro.
un membro del circolo, che poi sì, è una sorta di membership, ragazzi, ci pensate, si paga periodicamente per stare all'interno di tanti piccoli mastermind, ok? Stavo dicendo, la cosa importante è che oggi c'è questo spaccato del mercato, no? Magari già la settimana prossima, quando inizieremo le sessioni, ci sarà qualche titolo diverso, qualche titolo, non lo so, ma sicuramente già fra 2 settimane il mercato sarà cambiato. Come gestire le posizioni lo vedremo insieme. Su quali titoli entrare lo vedremo insieme. Su quali titoli non entrare. Le vostre domande, i vostri dubbi, le vostre perplessità a voce, non è un problema. No, cioè, non mi nascondo, ragazzi, può anche darsi che arriva una valanga di vendite, siamo costretti a chiudere le posizioni, perfetto, è un gestire il portafoglio. La liquidità è una strategia di investimento. Se il mercato non ha, come dire, non dà segnali di forza, non ha senso investire. Chiaro, certo, c'è una tecnica che è utilizzata nel protocollo Brigia, alcuni di voi l'hanno visto, cioè, però non mi va di approfondirla qui adesso. È una tecnica che abbiamo utilizzato quando c'è stato il Covid, quando c'è stato il lockdown, che vi ricordate, non è che abbiamo preso 2-3% al giorno, il mercato scendeva del 17% al giorno. 15, mi ricordo Azimut, meno 48% in un giorno, ma chi se ne scorda queste cose? E lì eravamo comunque all'interno di un percorso operativo dal vivo, che si chiamava proprio, era il CAGTO, poi è stato trasformato nel protocollo Brigi. Però ragazzi, per dirvi, cioè, di mercati di montagne rosse ne ho viste, cioè, quindi se mi permetto di parlarvi in questo modo è perché comunque so quel diamine che dico, chiaro? Anche se uno come scrisse, vabbè, siccome non c'ho i capelli bianchi, non vuol dire che sono poco affidabile. Non so se la mia età è giovane o non è giovane, ho 38 anni, però sono qui a dirvi che analizzo grafici dal 2010, 2009. Il crollo di Lehman Brothers l'ho visto in TV, non l'ho visto praticamente, però da lì diciamo che realmente il mercato, ma le date nei denti per diversi anni. Chiaro, quindi il sapere come gestire le posizioni col mercato che cambia, ragazzi, è una cosa importantissima. Altro che prendere e chiamare, come si chiama, il family banker per testimonianza dell'ingegner Tomedi, non so se è qui questa sera, che è stato nel circolo un po' di tempo fa, cioè, i family banker, quando le cose vanno male, non risponde nessuno. Oppure dicono sempre, sì, non ti preoccupare, è tutto sotto controllo. Ragazzi, come può essere tutto sotto controllo se, non so se qui c'è qualche promotore finanziario, non ce l'ho con la categoria, semplicemente è normale che c'è un minimo di conflitto di interessi a volte. Ho fatto statistica finanziaria assicurativa all'università, cioè ho una laurea in scienze statistiche finanziarie, so bene o male come funziona quel mondo. Quindi è un po', cioè, insomma, molto meglio imparare a gestirsi le cose da sé compatibilmente col tempo che si ha a disposizione. Quindi, di nulla, Ale. Poi ragazzi, se avete altre domande, sono qui ancora per un po', tanto ormai, visto che lo pago sto software, il software che uso per fare sti webinar costa $970 all'anno, quindi visto che mi dà 2 ore di possibilità per fare i guai, sfruttiamo queste 2 ore, no? Anche perché, voglio dire, sono cose interessanti che vi sto dicendo. Ovviamente ci sono titoli più sottili, tipo Grand Thesis, che alcuni neanche so il settore al quale appartengono, non lo nego, però, ripeto, non è che ogni titolo che viene messo nel purgatorio è un titolo sul quale si andrà ad investire, potrebbero essere anche dei casi studio. L'annuale, giusto perché è curioso, ci sono delle situazioni un po' compromesse, tipo ERG, infatti dove vedete quella rosa di rosa, ecco, vi inizio a dare qualche tips per quando sarete poi nel circolo. Queste quadrate di rosa sono titoli sui quali sto prestando attenzione, ok? Tutti gli altri,
il mercato chiama attenzione, quindi è doveroso rispondere. Ovviamente questi quadri grafici si aggiorneranno il 1 gennaio 2024, giusto? Perché sono annuali. Vedere UniCredit, come vi ho detto prima, che io ho tenuto d'occhio per 2 anni, l'anno scorso ho fatto la Duci, poi ho dato l'inversione, e i prezzi si trovano su livelli che non si vedevano dal 2017, è un problema. Per quelli che magari sono usciti perché era arrivata la tassazione sugli extra profitti. Dice, ma cazzo, io sono uscito, come sarebbero dovute crollare? E invece no. Ragazzi, vi dico sta cosa, Nicola, è stato un piacere, spero di ritrovarti presto, grazie per esserci stato. Ragazzi, vi dico sta cosa, che ogni volta che ci penso, o meglio, ogni volta che la dico mi fa accapponare la pelle. Non è una cosa spaventosa, però dà da pensare. Quando ero all'inizio, non so se anche voi avete seguito quegli eventi gratuiti che faceva Directa quando era in fase di promozione, una decina di anni fa, dove c'era due grandi, secondo me, in Italia, Davide Biocchi e Riccardo Bolgia. Diciamo, Davide Biocchi era più l'uomo immagine, il trader della situazione, e c'era Riccardo Bolgia, che è un investitore più legato all'analisi tecnica, però bravissima persona. E si parlava, no, del discorso legato alle notizie, grafici, prezzi e quant'altro. Io ero una tavola, come si dice, una tabula rasa, cioè, perché ero all'inizio, volevo prendere quante più nozioni, a volte sbagliando, a volte facendo bene, però è normale che c'è un evento gratuito, ci vado. Anche perché Directa era il broker con il quale aveva aperto il conto dopo l'università del trading e quant'altro. E sul discorso del fatto che i prezzi inglobino tutto, sapete cosa fece lui? Una cosa molto semplice. Condivise lo schermo, andò sul mercato americano. Vi parlo, questo evento dal vivo fu fatto nel 2010-2011, andò sul mercato americano, cercò il titolo Boeing, mise le candele giornaliere classiche giapponesi e andò indietro fino all'8, 9 e 10 settembre del 2001. L'11 settembre 2001 ci fu l'attentato alle Torri Gemelle, no? 3 giorni prima, ecco, questa cosa. Ragazzi, cioè, a ridirla, cioè, mi sta venendo la pelle d'oca. 3 giorni prima dell'attentato, anzi, se non ci credete, andate a vedere i grafici. Ora non lo faccio perché non mi va. 3 giorni prima dell'attentato, il titolo perse tanti punti percentuali, senza motivo. Cioè, c'era un trend rialzista, era un titolo, comunque intende, 10. Ora non mi ricordo se era che giorno, fosse lunedì o martedì. Comunque, 2 o 3 giorni di contrattazioni prima dell'11 settembre, Boeing scese a pira, calò a pira e poi l'11. Per dirvi cosa, che qualcuno, non so chi, sapeva dell'attentato. Ora, non so, non è un complottì, io semplicemente dico che i prezzi, ecco, quel giorno uscì allibito da quella. I prezzi scontano tutto, soprattutto le informazioni che ne arrivano dopo. Ecco perché osservare il prezzo, ora, al di là della tragedia che c'è stata lì in America, però è per rendervi l'idea che non troverete mai sui giornali qualcosa che i prezzi non abbiano già scontato prima. Perché il mercato non siamo noi, il mercato è un'entità che non può essere circoscritta in un qualcosa. Quindi, mi raccomando, non,
Non era per spaventare, non era per dire, era un no, semplicemente per dire, dal punto, ecco, questo è il discorso che ho detto prima, slegate la cultura finanziaria dall'operatività, chiaro? Ad ogni modo, torniamo a noi. Quindi, stiamo dicendo, portafoglio annuale, molto interessante, vedere poi l'inviluppo che prenderà sia Banco BPM sia UniCredit il prossimo anno. Certo, come ho fatto vedere poco fa, magari l'annuale al momento è in lieve perdita, è il 2%, very long term, probabilmente uscirà ergo, perché c'è una dosi annuale, qualche altro titolo andremo a gestire. Però mi interessa ovviamente tagliare le perdite di dove il mercato dice che non è più ruba di tenere il titolo in portafoglio, ma magari questo 52% di Banco BPM può diventare un 100%, non lo so. Il money management, ragazzi, su annuale è differente rispetto agli altri, però poi ne parleremo con calma all'interno del circolo. Quindi, ragazzi, vi lascio qui ancora una volta il link in descrizione. Ricordo, prezzo di listino 3.000 col codice circolo 3, non mi sono ricordato, c'è 1.000 euro di sconto in early bird solo fino a giovedì, mentre se andate su Investi 6 mesi, quindi sono 26 settimane, 5.000 prezzo di listino, ma col codice circolo 6, ovvero 6 mesi, il prezzo scende da 5.000 a 3.000. Se volete fare pagamenti rateali, ragazzi, magari date, fate una chiamata con Federica. Probabilmente vi chiamerà lì nei prossimi giorni, anche per avere un feedback magari sul web, se avete visto, come vi è piaciuto e quant'altro. Però direi che il grosso è stato fatto, quindi il portafoglio è stato creato. Partiremo da questa base giovedì prossimo, chiaro? Con chi ci sarà? Comunque il circolo apre perché ci sono già degli iscritti, dei membri. Partiamo con questa base, vedremo se sull'annuale c'è qualcosa di interessante, anche se aprire una posizione annuale a ottobre, ragazzi, non è che abbia molto senso, no? Quindi magari aspetteremo gennaio, tanto se entrate anche per 3 mesi, penso che manca coperto anche gennaio. E niente, diciamo ragazzi, questo è il portafoglio azionario per l'autunno, che come avete visto è buona parte del portafoglio che io attualmente ho. Sto gestendo in questo periodo più qualche attesa magari su San Lorenzo, che comunque è interessante, l'automatica, vedremo un attimo se cambierà qualcosa, aspetteremo quantomeno il mese prossimo, almeno per avere motivo, no? Per non andare sul settimanale, anche se, piccola concessione, se un titolo si è quotato da poco e non ha senso guardare il trimestrale, potreste scendere sotto un time frame più piccolo, però anche qui serve un attimo un po' più di cura. Va bene, ragazzi, io vi ringrazio, siete rimasti qui fino alla fine, spero che il webinar sia stato di vostro gradimento, spero di vedere alcuni di voi già nel circolo giovedì prossimo. Per tutti gli altri, portatevi a casa questo contenuto gratuito, ve lo rivedete con calma, prendete nota, ripeto, io sono responsabile di quello che dico, non sono responsabile dell'esito degli investimenti, però so che ci metto la faccia, ci metto passione, ci metto entusiasmo, non lo so, perché dipende anche dai giorni, no? A volte uno più scazzato, meno scazzato, quindi. Però sicuramente ci metto tutta la competenza che ho, come dire, accumulato e l'esperienza che ho accumulato in questi anni. Quindi per me è sempre un piacere condividere il tempo con chi vuole ascoltare. Vi ringrazio per avermi ascoltato per 1 ora e 45. E vedetevi i replay, tanto lo stesso link che vi ha dato l'accesso qui alla diretta vi dà accesso anche ai replay. Io vi auguro una buona serata. A presto. Ciao Alberto, ciao a tutti. Da Fabio Brichi.